Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Game Sport. Finalmente siamo qui tornati con il quarto episodio di Spider-Man Miles Morales. Io quando sto registrando questo contenuto è uscito su YouTube nel mio canale Ivan Game Sport solamente il primo episodio che sta andando benissimo, quindi vi ringrazio tantissimo ragazzi per il supporto. Continuate così e incominciamo ragazzi, come detto, con questo quarto episodio. Ma come sempre, per incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti, iscrivendovi, attivando la campanella. Quando pubblico i video vi spunta una feed notifica, basta premere, siete subito qui all'interno del mio contenuto. Vi ricordo che tutti i video escono tutti i giorni alle ore 13 e tutti gli shorts dalle 10 alle 19 di sera. E allora incominciamo immediatamente. Eravamo rimasti che dovevamo aprire l'app amichevole Spider-Man di quartiere, in cui io, ragazzi, non ce la facevo essere così intelligente. L'ho imparato. No, non l'ho imparato forse. Aspettate un attimo. L'avevo imparato, non so perché, ma non. Aspettate. Ah, ce la faccio sicuramente. Nel frattempo vi spiego un po' come eravamo rimasti. Eravamo rimasti molto semplicemente, ragazzi, con il Natale che appena terminato, anzi con la vigilia di Natale che era appena terminata e dove ci aveva incontrato anzi è ritornata ad incontrarci la nostra amica, che non mi ricordo come cazzo si chiamasse, la nostra amica, ragazzi, la nostra amica che secondo me nasconde qualcosa, non so che cosa. Io non ho mai visto e Benvenuto giocato, eccoci qua, all'amichevole l'ho Alto fatto. 1.0. Ora i newyorkesi possono scriverti direttamente e segnalare i crimini in corso. Ah, Ma ok, non l'app preoccuparti. amichevole Spider-Man. Grazie. Oh, guarda, abbiamo già una richiesta. Treni di Harlem fuori servizio. Seleziona le missioni dei treni di Harlem fuori servizio nella schermata delle attività. E qui andiamo, Stai ragazzi, prima. indossando Aaron Davis. Aspetta, cosa? Quello è mio zio. Ma lo sa che sei Spider-Man? No, deve essere una coincidenza. Vado alla stazione della metro. Ok, ma stiamo parlando dal nostro zio. Comunque vi volevo dire che sto migliorando un pochettino con le ragnatele e tutto, ma la cosa veramente più importante, ragazzi, che vi stavo dicendo, secondo me la nostra amica ci nasconde qualcosa. E in quei nuovi nemici che abbiamo visto nel secondo episodio, non so perché, ma secondo me lei c'entra qualcosa. Sono Ora poi quelli che hanno vediamo rischiato la vita con gli con la altri. storia. E andiamo ora a vedere queste nuove attività, vediamo cosa possiamo realmente fare. Secondo me è una figata questa storia di Spider-Man. Eccoci qua, attenzione. Ma che cosa succede? Salve, serve aiuto? Sono Spider-Man, a proposito. Sì, lo so, Aaron Davis. Qualcuno deve aver manomesso i sensori. Ricevo dati confusi dal relay principale sopra Grand Central. Vado. Aspetta, ehi! Sì? Dov'è l'altro Spider-Man? Non c'è. È in vacanza. Ma tranquillo, ci penso io. Allora, eccoci qua. E minchia, dobbiamo fare 2 km, ragazzi. Perfetto! Sta chiamando dall'alto. Qui Spider-Man. L'altra sera c'è stata un'infrazione di circo a Coxon Plaza. La banda si chiama Underground. L'underground. Potrebbe dirmi nient'altro su di loro. Si considerano una mafia emergente. Esistono da tempo, ma c'è stato un cambio al vertice. Ora comanda Tinker. Tinker. Grazie per la dritta. Allora, mi capita spesso di chiamare Spider-Man e chiedere aiuto? Sì, Aaron, nel frattempo c'è scritto, Non vabbè, dai. sapevo come contattarlo prima di questa altra. Ma ieri sera ti ho visto in TV mentre combattevi con Rhino. Mi sei Ah, sembrato la vero. persona giusta da chiamare. Bene. È da molto che lavora per la metropolitana. No, dall'anno scorso, dopo che mio fratello. Nostro Avevo padre, pensato di ragazzi. cambiare vita e questo lavoro mi sembrava l'occasione giusta. Ma se i treni si fermano durante il mio turno, beh, io non ci faccio certo una bella figura. Beh, quando li avremo aggiustati, potrei dire al suo capo che ha dimostrato iniziativa utilizzando l'amichevole app di Spider-Man. Senza dubbio. Buona fortuna con i sensori. Va bene, ok, allora non dobbiamo fare brutta figura con il suo capo al nostro zio, che ha voluto cambiare, ragazzi, praticamente lavoro dopo la morte proprio di suo fratello, di nostro padre. Allora, diciamo che abbiamo fatto 2 km, non so perché, ma abbiamo dovuto fare 2 km. Diciamo che non sono pochi, però meno male che sto migliorando un pochettino con le ragnatele, perché se no non arrivavamo mai, insomma.
Dovremmo esserci. Ecco i sensori. Allora, vediamo un po'. Cosa succede qui? Sì, magari non gli diamo un calcio. Troppi fili. Staranno interferendo con il segnale. Ok, allora premiamo per levare i cavi. Dove portano questi cavi? Che dobbiamo fare? No, mi sa che ho sbagliato, scusatemi. Ok, andiamo qui. Dove devo andare? Scusatemi. Cambia ogni volta che passo, benissimo. Ah, vabbè, sono stupido, no? Ah, non devo farmi da questo. Ops. Ok, mi sa che dobbiamo... Vediamo cosa dobbiamo fare, va? Esamina i collegamenti del sensore. Prendiamo la scala, possiamo prendere la scala? E come li esaminiamo? Scusatemi. Devo seguire i cavi del sensore. Non possono quelli? Aspettate, posso visto. Dobbiamo esaminare un attimo il controllo. Devo entrare in quel deposito. Dovrei provare da non possiamo. Avvicina la porta e premi L1 ed R1. Così. Ma non sono entrato lo stesso. Ok. L'icona colpo del dragone indica che i nemici si sono insospettiti, si apprestano a perlustrare la zona. L'icona invece colpo esclamativa segnala che sei stato scoperto. Mi sa che siamo stati scoperti. Wow, sono bravissimo. Qualcosa sta disturbando il segnale dei relè. Che cosa sarà? Vediamo un po'. Ecco, infatti questo coso. Strana tecnologia. È un peccato. Oh. I sensori funzionano. Che hai fatto? Ho sistemato il sabotatore. E a quanto pare ha dimenticato qui i suoi giocattoli. Ehi, ti richiamo più tardi. Wow. Potrei costruirci i droni olografici di Pit. Ma perché dovremmo rubare le altre cose? Non l'ho capito. Per accedere al menu dei gadget. Eccolo qua. Tieni uno sul drone olografico per creare. Ok. E i gadget dove sono? Sono questi? Ah, ecco questi qua. Emette un segnale radio molto particolare. Forse posso seguirlo. Vediamo un po'. Sembra che ce ne siano altri in giro per la città. E quali sono queste qua? Tipo questa? Andiamo, va? Oh no!
Ah, ok. Non ostacolarci, Spider-Man! Tieni premuto e usa R per selezionare il drone olografico. Drone olografico. Ah, beh, vabbè, ragazzi, la super figata spaziale. Ehi, underground, dobbiamo smetterla di incontrarci. Wow, bellissimo. Oi, ma vabbè, raga, troppo figo. Ok. Beh, li ho sconfitti tutti. I treni siano tornati in funzione. Meglio chiamare zio Aaron. Pronto? Signor Davis, com'è la situazione? Ricevo segnale, ma non ci sono treni in transito. Deve essere un problema al deposito. L'underground ha sabotato i sensori. Stavo pensando, la ROX non usa mai la metropolitana per trasportare il nuvolo. La ROX? Beh, la metro trasporta passeggeri, non merci. Ma ci sono stati degli aggiornamenti alla linea legati al ROX. Quindi potrebbero usarla di nascosto. Quindi c'era qualcosa alla ROX. Quella là che c'era venuto prima nel primo episodio, nel secondo. Non li vedo da tempo. Prima dovevo sistemare alcune cose per trovare un lavoro. Ma mi manca. Soprattutto mio nipote. Facevamo musica insieme. Oh, ne vengiamo noi, ragazzi. Vederla? La famiglia? Lo spero. Già, devo scappare a fermare l'underground. Ciao! Beh, diciamo che sono peggiorato un po' nelle cose, però vabbè, ci sta. Va bene, dai, ci sta. Comunque, ragazzi, se fate caso ai dettagli, i dettagli, ragazzi, sono bellissimi. E proprio è un gioco, sembra un film, tranne che lo stiamo giocando noi. Cioè, è fatto veramente, veramente molto, molto, molto bene. Allora, stiamo arrivando, non mi ricordo dove dovremmo andare, o tornare alla stazione o da qualche altra parte. Dobbiamo vedere un po', ma comunque, ragazzi, se fate caso ai dettagli, sono perfetti. Cioè, è proprio bello come il gioco, dettagli sono proprio minimi dettagli, sono tutto fatto perfetti. Quindi questo anche, secondo me, la particolarità è il bene per fare gli Spider-Man, che forse sta uscendo adesso Spider-Man 3, vediamo se poi lo giocherò. Ma voglio vedere un attimo, ragazzi, questa storia, perché secondo me, non so perché, ma la nostra amica c'entra qualcosa. Non so perché, ma vedremo, secondo me però c'entrerà qualcosa e ci metterà molto in difficoltà, perché la nostra migliore amica non credo che la vorremmo sconfiggere. Ma può essere di nuovo, se non c'entra nulla sto confondendo, però secondo me qualcosina potrebbe centrarci. Qua che cosa dobbiamo fare? Vediamo un po'. Oh, ci sono altri che stanno manomettendo qualcosa. Posso fermarli con discrezione. Allora premi per visualizzare i nemici neutralizzati in modo sicuro. Stavo spingendo a dividersi. Ok. Allora, tieni premuto L2. Premi R1 per sparare con il lancia ragnatele.
Ma come si fa? Ma io lo premo, perché non fa? Premuto. Abbiamo praticamente uccisi. E tutti questi ora? È ora di testare il visore di vita. Bene, ora posso tracciarli. Oh no, cazzo. Rifacciamo, vai. Stanno distruggendo tutto. Forse posso fermarli con discrezione. Presto! Spider-Man! Oh! Vabbè, questa è bellissima, ragazzi. Poco? Pochino? Invece secondo me sì. Vai, vai, vai. Stardo. Fatti tutti? Sono finiti. Ora pensiamo a riportare i vagoni sui binari. I comandi saranno nell'ufficio. Tinkerer. Lo zio ha detto che è il capo. Questo qui è il capo. Ok. Cavolo, hanno sfasciato i controlli. E qua che facciamo? Dovrò riportare i vagoni Attenzione. A mano. O con le ragnatele. Posso diciamo che c'è un po' di cosa da fare. Metti in fila tre vagoni davanti alla galleria. Ruoto la piattaforma, tiro il vagone con la tela e via. Funziona. Ci sono quasi. Gli altri dove sono? Ho sbagliato. Che cazzo, ho sbagliato di nuovo. Ok, allora questi l'ho fatti. Quella
Zio Aaron sembra voler davvero tornare in famiglia. Forse dovrei contattarlo. Come Miles. Ingranaggio. Padre, mi hai detto che sono preso da loro. Ma doveva essere grave. Ok. Ok, adesso come li mettiamo in ordine? E basta, cazzo. Devo imparare un attimo queste cose, ragazzi. La faccio R1 è questo. Perché come lo faccio? Scusate. E non me lo fa, Dio santo. Sì, ci siamo. Ora passiamo agli altri. Ah. L'underground studia gli spostamenti del nuovo. E dove sono gli altri? Quelli sono. Forse vogliono tagliare gli approvvigionamenti o. Cosa? Ma quali sono? Scusatemi, sono quei due e poi. E quali sono gli altri? Non so quali siano gli altri due. Va bene, mi sa che possiamo andare, giusto? Qui abbiamo fatto. Allora, i treni li abbiamo messi in ordine. Mi sa che possiamo andare. Controlliamo un attimo qua. Ah no, ancora non l'abbiamo finita la missione, quindi. Scusatemi, ah. Cosa dovremmo fare in questa missione? Sì, l'ho capito che devo tenere premuto per lanciare, ma come cazzo lo faccio? Vaffanculo. Sì. Ok, ne manca uno. È quello, giusto? Questo treno era l'altro. Fatto. Mo dovremmo girarlo, no? Dai, non proprio così. Ok,
Perché da qua, Cristo Dio? E vaffanculo, va, ma che merda! Fatto? Allora, dobbiamo unirli, no? E mo? Odio queste missioni dove non si capisce una minchia. Ah, no, vabbè. Abbiamo fatto. Cioè, allora, questa volta l'abbiamo fatta, perfetto. Ok, allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui in compagnia mia con questo quarto episodio dove abbiamo sconfitto, io ho aiutato nostro zio. Nostro zio l'abbiamo aiutato, abbiamo sconfitto un po', diciamo, possiamo chiamarla forse un po' la Roxanne. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, condividete il video con gli amici, 50 visualizzazioni ragazzi, vi porto anche il quinto episodio e niente ragazzi, ciao ciao!